se l'impianto del documento che prende atto in maniera chiara che il servizio di trasporti marittimi su Procida non funziona come dovrebbe, perché questo è un dato di partenza essenziale per presentarsi compatti al nostro interlocutore che è la Regione, per poter rivendicare quello che noi riteniamo il minimo indispensabile per potersi ritenere soddisfatti. Perché se non partiamo da questo, e partiamo da questo, tutto il resto diventa complesso. Se avessimo detto tutto funziona bene, c'è bisogno di qualche piccolo aggiustamento, certamente non potevamo trovare l'unanimità. Quindi, partendo da questo presupposto, ne discende che è evidente che il documento è più forte. Non è che andiamo alla Regione che sia di qualsiasi colore politico, perché questi problemi non sono nati oggi, sono problemi che esistono, ma che un'amministrazione intesa come Consiglio Comunale, sono i famosi argomenti, questo, la sanità e pochi altri, dove è quasi obbligatorio essere d'accordo, perché interpretiamo in maniera corale le esigenze della nostra comunità. È una isola, ovviamente non può dimenticarsi che è vitale la continuità territoriale. Se questo è vero, però non possiamo limitarci a un generico appello alla Regione Campania affinché accolga le nostre istanze appunto generiche. Né possiamo, diciamo così, conferire un mandato in bianco, perché altrimenti non sarebbe più unitario il documento, sarebbe un documento, diciamo, nel quale si dà un mandato all'amministrazione, il quale ha tutto il potere di fare tutto quello che vuole dal punto di vista operativo, perché è un'amministrazione in carica, ma noi qua parliamo di fare un documento condiviso al 100%. Abbiamo bisogno di una battaglia politica. E le battaglie politiche Procida le ha sempre vinte quando tutta la comunità le ha avvertite come sue, senza dividere tra viaggiatori di serie A e serie B, da pendolari di Napoli e pendolari di Pozzuoli, tra studenti che vanno a Monte di Procida o a Ischia, adesso dico così per dire, eccetera, eccetera, ma quando c'è stata una coralità e anche però una precisione nelle rivendicazioni.